Ecco, qui siamo a Santo Stefano di Sessanio. Questa è una cosa molto caratteristica di paesi di montagna, alta montagna come questo. Si trovano anche in altre parti d'Italia, all'estero, in varie zone. Questo forse non rende l'idea, ma era un trucco antico, ma io direi che lo usano ancora oggi per sfuggire agli animali e riuscire a contare poi le pecore che venivano fatte passare qui una alla volta e si riuscivano a contare in questa maniera. Sì, era un valido trucco per riuscire poi a contare e rendersi conto se ne mancavano alcune oppure erano rientrate tutte alla base. Ecco, questo è l'altro lato, è un valido trucco per difendersi e contare il bestiame. Non è molto largo, sono all'incirca 20 centimetri, io ci passo appena e funziona.